Salve, oggi ho fatto la spesa, ebbene sì. In questo video voglio parlarvi un attimo di come io in generale organizzo la mia spesa, come organizzo il mio budget e in più voglio mostrarvi cosa ho comprato e nel particolare farvi vedere quanto ho speso. Allora, parliamo un attimo di come organizzo la mia spesa. Io cerco di comprare l'80% della mia spesa settimanale andando solo una volta al supermercato e questo lo faccio il martedì mattina in generale, semplicemente perché martedì è il mio giorno libero dall'università e approfitto per fare la spesa. L'80% della spesa lo faccio il martedì perché comunque capita che magari mi manca una cosa, un ingrediente, oppure è finita la frutta e la vado a comprare a un supermercato qua vicino, un po' più costoso, però se devo comprare una cosa non mi cambia più di tanto. Però la spesa più grande cerco di farla sempre nel supermercato dove mi conviene di più, e in questo momento della mia permanenza l'unico supermercato che reputo abbastanza conveniente per i prezzi di Milano è l'Esselunga, quindi cerco di fare la spesa più grande all'Esselunga, che è un po' più lontano da casa mia, devo fare un po' di strada a piedi, però ne vale la pena perché riesco a risparmiare parecchi soldi. In più mi sono fatto anche la tessera Fidati, che è appunto la tessera dell'Esselunga, che si fa in 2 minuti, basta dargli il codice fiscale e compilare un modulo e vi rilasciano subito la tessera, e grazie a questa tessera abbiamo accesso intanto ad una raccolta punti e in più giornalmente ci sono un sacco di sconti fatti apposta solo per chi possiede questa tessera. E tra l'altro oggi, grazie alla tessera, mi hanno regalato anche tipo un pupazzetto. Se riuscite a vederlo è un gattino. Comunque, dopo questo momento spacchettamento, ci tengo un attimo anche a parlare del mio budget della spesa. In questo momento non ho prefissato un budget preciso perché sono qui da poche settimane e sono più nella fase sperimentale dove sto cercando di capire più o meno quanto spendo. Tra l'altro preparatevi perché a breve uscirà il resoconto mensile delle mie spese per capire un attimo quanto speso in un mese di vita a Milano. Un altro consiglio prima di mostrarvi la mia spesa è quello di fornirvi gli sacchetti di tela. I sacchetti che avete visto prima li ho comprati apposta per fare l'intro del video. Adesso li riutilizzo per farci l'umido, però in generale non conviene comprarli perché un sacchetto di questo costa 10 centesimi. Comprate 50 centesimi di sacchetto di tela e siete a posto, perché questi sacchetti di tela sono più resistenti e anche più capienti, quindi vi durano parecchio tempo. I primi alimenti che vi mostro che ho comprato oggi sono della categoria carboidrati. Ho comprato 4 pacchi di pasta integrale. Perché ho comprato la pasta integrale anziché la pasta normale? Semplicemente perché oggi era in sconto e la pagavo molto di meno rispetto alla pasta normale. In più, per farvi capire un attimo come funziona la carta Fidati, questi di qua costavano circa 90 centesimi e con la carta Fidati li pagavo 0,75 per 500 grammi, quindi abbastanza conveniente. E in più la pasta era pure integrale, quindi ho detto dai, prendo questa e risparmio, tanto tra la pasta normale e la pasta integrale cambia veramente poco. Io in questo caso ho preso la pasta integrale, ma in genere prendo quella che costa meno. Dipende sempre dagli sconti, perché ci vuole anche un po' di fortuna per trovare le cose a buon prezzo. Dopo i 4 pacchi di pasta integrale ho preso anche questi di spaghetti, sempre grazie alla carta Fidati. Al posto di pagarli 1,09 euro, mi pare li ho pagati solamente 60 centesimi, una cosa del genere. In più la pasta alla fine è un bene di lunga conservazione, quindi se magari trovate un'offerta molto conveniente vi consiglio di farne tanta scorta. Alla fine ve la mettete conservata, siete a posto per un po' di tempo e in più avete anche risparmiato. Per tutta questa pasta ho pagato 3,65 euro. Ok, seconda categoria è frutta e verdura. Compro sia un po' di frutta che un po' di verdura sempre ogni settimana, ed è una cosa che ci tengo sempre a fare perché la frutta e la verdura per una dieta equilibrata sono molto importanti. Il 21% della mia spesa complessiva è stata destinata alla frutta e alla verdura. Primo frutto sono le pere. Comunque non costano tanto, sono una buona frutta che si mantiene anche per una settimana in frigo. Ogni tanto a fine pranzo magari mangio una pera o anche per merenda. Come frutta in più ho comprato le banane, che sono molto comode, sono buone. Ad esempio in università magari per merenda me ne mangio una durante una pausa, e sono buone perché comunque è frutta e si riesce a portare e mangiare facilmente, e in più costano anche poco. In più oggi ho comprato extra un avocado, cioè per dirvi questo ho pagato 2 euro e qualcosa. Io sinceramente vi sconsiglio di comprare gli avocado perché costano un casino, poi magari se li trovate a un buon prezzo va bene, però in genere io non sono una persona che spende così tanti soldi per un avocado. L'ho comprato pure perché era in offerta, normalmente sta a 6 euro al chilo, oggi l'ho pagato a 4 euro al chilo, che è un po' più economico. Cogliendo l'occasione che è in sconto, dai, li provo. Come ortaggio ho comprato anche dei finocchi, che sono buoni perché
Io quando esco dall'università, tempo di tornare a casa, voglio mangiare molto velocemente perché torno a casa tipo alle 2:30. Farmi un'insalata di finocchi è una cosa molto veloce, basta che li lavo, taglio questa parte di qua e spezzetto un attimo i finocchi e in 2 minuti mi sono fatto un'insalata. E sono anche buoni. Li ho provati l'altro giorno e ho deciso di ricomprarli perché mi sono trovato bene. Poi ho comprato delle carote, poi per ultimo ho comprato delle patate. Sono una buona alternativa alla pasta. Allora, adesso parliamo un attimo delle proteine. Delle fonti proteiche, comunque cosa mangio di secondo, chiamiamolo così, dai, il secondo. Quindi prima fonte proteica, chiamiamola così, è il petto di pollo. 456 grammi li ho pagati 5 euro, che per me, per i prezzi a cui ero abituato io, è caro. Però qui a Milano comunque i prezzi della carne sono molto alti. Fonti proteiche prendono il 40% del budget totale della mia spesa, quindi sono la cosa più costosa. Poi tra l'altro io non so perché, ma mi è venuta per ora la fissa delle cose vegetali per evitare sempre di mangiare pollo. E quindi mi mangio ad esempio questi di qua, che sono tipo mini burger di spinaci. Costano un po' perché tipo uno costa 2,47 euro. Però comunque sono buoni e sono una buona alternativa alla carne e al pollo. Mi stanca sempre mangiare pollo, quindi è un'alternativa. In più mi sono preso anche questi. Sono i burger vegetali dell'Esselunga. Tra l'altro questi non sono neanche i più buoni. I più buoni sono questi di qua, che sono quelli agli spinaci, e infatti vanno subito a ruba, quindi se magari volete provare questi burger vegetali, il mio consiglio è di andare subito a prendere quelli agli spinaci perché sono i più buoni. In più, come ultima fonte proteica, ho comprato degli affettati. In questo caso ho comprato del petto di pollo a forno, però di solito prendo petto di pollo a forno o la fisa di tacchino, perché quando sono in pausa all'università mi faccio magari un panino a casa con appunto il petto di pollo, la fisa di tacchino, e me lo mangio in università. Allora, parliamo un attimo di sughi già pronti. Io non sono un grande fan di sughi già pronti, però ad esempio quando torno dall'università non è che ho tutta questa gran voglia di cucinare. E quindi ogni tanto mi piace anche mangiare questi sughi già pronti. Nel particolare mi piace proprio questo pomodori secchi e pistacchi, che state attenti perché c'è tipo un altro peperoni alle noci che è dello stesso colore, quindi state attenti se volete provarlo, state attenti a non sbagliare. Comunque questo sugo mi piace un sacco e tipo l'ho provato una volta e poi da lì tipo ne ho comprati un sacco, c'ho la scorta. Sono buoni da farsi magari una scorta se si trovano in offerta perché si tengono lì in dispensa e all'occasione sono super comodi e sono fatti apposta secondo me per noi universitari perché magari abbiamo poco tempo, dobbiamo studiare, dobbiamo fare altro, magari vogliamo farci un piatto di pasta e non abbiamo voglia di cucinarci un sugo, una cosa un po' più complessa. Prendiamo questi che sono abbastanza comodi. Alla fine, se considerate che con un barattolo di questo ci mangiate 2 volte, se siete da soli, è molto comodo e anche abbastanza vantaggioso. Ripeto, magari non sono cose da mangiare ogni giorno, però ogni tanto ci sta perché sono molto comodi. In più ho comprato una scopa e tipo delle pezze. Ci sta a fare un po' di scorta, devo pulire bene casa adesso, mi devo mettere un po' sotto a lavorare. E quindi avevo bisogno di una scopa, in questo caso della parte di sotto, e delle pezze per asciugare, pulire. La spesa è finita, adesso prendo lo scontrino e vi faccio vedere il prezzo e vi parlo anche un po' delle percentuali perché ci sono delle osservazioni anche interessanti da fare. Io per tutte queste cose comprate al supermercato ho speso 48,52 euro. Più sempre grazie alla carta fidi ho raccolto anche dei punti e ho risparmiato soldi perché se non avessi avuto la carta fidi avrei pagato molto di più. Parliamo un attimo delle percentuali e ricordo queste percentuali sono in relazione a 48,52 euro, che è il totale. Io per i carboidrati rispetto al totale ho speso l'8%. Poi per le fonti proteiche ho speso il 40% del totale. E comunque in generale, come anche avevo detto prima, le fonti proteiche sono le cose più costose. Infatti coprono il 40% sul totale. Invece la frutta e la verdura prendono soltanto il 21% sul totale, che comunque è una buona percentuale, però comunque non è tanto come il 40% delle proteine. Sono io magari che compro così tanta frutta e verdura, quindi non lo so se è una cosa personale o se magari altri di voi spendono così tanto in frutta e verdura. Anzi, fatemelo sapere nei commenti perché sono curioso anche, mi serve come dato per capire meglio qual è poi effettivamente la vera percentuale. Poi il 17% del totale è destinato ad altri alimenti, che in questo caso erano soltanto i sughi, e in più il 14% era destinato ad altro, che in questo caso era la pezza e la scopa. Detto questo, la spesa è finita, vi ho fatto vedere un attimo il totale.
e ho analizzato un attimo le percentuali. Comunque, se volete anche voi il foglio di calcolo che ho preparato per fare un attimo questa analisi delle mie spese, ve lo lascio linkato nel primo commento, così magari se volete anche voi vederlo così per curiosità o volete anche utilizzarlo, potete usare liberamente il mio come modello. Detto questo, spero di avervi dato delle informazioni utili, interessanti, che magari vi possono servire. E se è proprio così, vi chiedo di considerare l'iscrizione e di lasciare un mi piace, perché questo mi aiuta, mi dà supporto e mi fa continuare a produrre contenuti sempre più interessanti. Detto questo, io vi ringrazio se avete visto il video fino a questo momento, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Anzi, io vado un attimo a sistemare tutte queste cose, tra l'altro tipo gli ortaggi e la carne saranno tipo tutti marci, perché sono rimasti qua mezz'ora a sentirmi registrare. Ciao!